Bene, buongiorno a tutti. Sono lieto di poter parlare ai giornalisti che lavorano e che collaborano nel territorio diocesano. Ho pensato alcune cose da dirvi. Primo, partendo da una testimonianza di una persona che voi conoscete bene perché è stato vostro collega, che è David Sassoli. E mi pare sia bello ricordare quello che San Paolo VI diceva, che le persone oggi ammirano di più i testimoni che i maestri, e se accoglie i maestri è perché sono testimoni. Io credo che sia bello che noi possiamo onorare insieme la memoria di questo grande uomo che è apparso poi, almeno per parte mia, solo la fine della sua grandezza, no? David Sassoli. E faccio mie quelle espressioni che Ansaldo del TG1 ha citato nel giorno del funerale, dove ha detto: hai sfondato muri di gomma con la tenacia della gentilezza. Credo che sia bello ricordare questo uomo e vedere la nostra vicinanza con lui. Certo, ognuno ha la sua storia, la sua personalità, la sua missione, però è anche bello ritrovarsi nei tratti caratteristici di questa persona, che è stata così pienamente gentile, ma anche capace di andare avanti con il suo progetto, e l'ha sostenuto con dolcezza e fermezza, nel senso bello del termine. Quindi un testimone. Poi volevo ricordarvi ancora alcune realtà che prima mi turba molto, non riferendomi a nessuno dei presenti, però sui mezzi di comunicazione sociale, soprattutto in questo periodo, circolano notizie false che scombinano le persone, per cui non si sa più se è vero, se non è vero, anzi la maggior parte non sono vere, e per cui noi dovremmo essere tutti al servizio della verità. E questo è un invito invece per tutti noi. Dare delle notizie vere e certe, non scombinare le persone, perché viviamo in un periodo così drammatico e così di grande provvisorietà, incertezza e paura, che il nostro servizio è quello di sostenere, incoraggiare, rafforzare il bene comune e l'impegno di tutti in questa opera, che la porteremo avanti se vinciamo, vincendola insieme. Una seconda sottolineatura che vorrei fare, anche questa però non riservata a voi evidentemente, ma che mi colpisce, è il fatto che le notizie, quando capita un avvenimento, subito siano date, tutto si concentra su quel problema, su quel dramma, su quella situazione così impegnativa, eccetera. Tutta la gente naturalmente è portata a domandarsi, ad approfondire, a conoscere, eccetera. Poi, a un certo punto, tutto si conclude e non se ne parla più. Che ne è dell'Afghanistan? Che ne è di quello che sta succedendo sui confini con la Polonia? Che fine hanno fatto tutte queste persone? Quante sofferenze in giro per il mondo? Quando sono state date le notizie, certo, hanno sconvolto anche le coscienze di tante persone, però dopo sparisce tutto e che fine hanno fatto? E soprattutto cosa ci impegniamo noi a fare? Perché le notizie hanno certo un influsso anche nella nostra vita, ma noi siamo poi chiamati anche a rispondere positivamente ai bisogni e alle urgenze della gente. E questo mi sembra un altro compito che chi ha la responsabilità dell'annuncio deve sostenere e tenere vivo.
credo che sia un augurio anche per uno stile di vita, di lavoro che voi fate, ecco. Tenere vivo la memoria dei veri problemi e fare in modo che la gente non si dimentichi tanto facilmente girando la pagina. Perché qui capita proprio così, no? Notizia, finito, arriva un'altra, poi un'altra, poi un'altra. E tutto corre via, no? Senza che l'acqua possa scendere in profondità e scombinare un po'. L'ultima osservazione che vorrei fare è questo riguardo della Chiesa. E sarebbe bello che qualcuno mi appoggiasse nel dirlo, perché giungesse a tanta gente che accusa la Chiesa di aver perso il suo compito di annunciare la verità. E questa è una grande bugia o un grande difetto di persone che non vedono. Non vedono il modo diverso che la Chiesa sta scegliendo di annunciare la verità. Ossia, la verità si compone con la carità. È un nesso inscindibile. È inscindibile la verità con la carità insieme. Per cui la Chiesa non ha rinunciato ad annunciare la verità, ma la rende trasparente e visibile attraverso una carità concreta. Credo che questo sia un metodo che ci appassiona e quello che noi usiamo proprio per vivere, per annunciare appunto la verità, ma nella carità, e la carità nella verità. Questo credo che sia un metodo. E molta gente allora dice, oh, non, la Chiesa non annuncia più la verità, non sarebbe una grossa rinuncia, ma sarebbe sbagliatissimo. Abbiamo ricevuto il compito di annunciare la verità. Poi concludo, vi ringrazio del vostro impegno, servizio della carità. Sappiate che ciascuno di voi è responsabile del bene comune, che tutti noi siamo chiamati a fare la nostra parte, con semplicità, con mitezza, con umiltà, con precisione, con quella dedizione appassionata alla verità che ha contraddistinto il nostro santo patrono, San Francesco di Sal, per cui continuiamo ad onorarlo, insieme alle sue figlie, che stanno ascoltando anche loro, che forse gli articoli non ne fanno, però ci insegnano a vivere nella mitezza, perché un uomo mite poi la traduce anche negli atteggiamenti e anche con la penna, adesso anche col computer. Bene, grazie di questo incontro e buon lavoro a tutti.